Ed eccoci a quest'ultimo argomento, bello pesante, sul DNA e sull'analfabetismo che c'è intorno. Perché analfabetismo? Perché il DNA se ne parla continuamente sui giornali, in televisione, dove sembra che tutti sanno cos'è il DNA. Voglio il DNA, voglio il DNA. Da sapere di che cos'è, come è fatto, come funziona, è lì e forse meno del 5% delle persone lo sanno. Bisogna aver studiato nelle scuole superiori, è studiato bene quando c'era biologia e non magari non seguire perché non ti interessava, e dopodiché è difficile recuperare qua e là da quello che si dice in giro. Beh, magari leggendo Focus o riviste divulgative di quel genere magari qualcosa sì, però c'è sempre la possibilità di capire male le cose e di dire delle stupidaggini. Quest'idea, vabbè, no, quello lo devo dire alla fine, mi è venuto in mente parlare di questo per un video la cui copertina, non sono neanche andato a vederlo a sto punto, la copertina conteneva uno strafalcione gigantesco. E vediamo com'è la situazione. Si comincia dalla cellula a livello le nostre, perché poi ci sono DNA, ce l'hanno anche i virus, i batteri che non sono proprio cellule. Però vediamo il nostro caso, che è quello che ci interessa di più. La cellula è fatta normalmente, a parte i neuroni che sono lunghi, cioè normalmente la cellula è fatta di un sacchetto con N organelli tutto complicate, che c'ha dentro un nucleo. Il nucleo contiene i cosiddetti cromosomi, che si chiamano così, vuol dire, dal greco vuol dire corpi colorati, perché nell'Ottocento il primo che scoprì queste cose è perché aveva colorato questa sostanza che stava, sostanza vivente che stava esaminando il microscopio, l'aveva colorata, e questi oggetti, questi affarini si coloravano rispetto al resto che non era colorato. Questi affarini vengono osservati, tra l'altro, soltanto quando c'è la fase di sdoppiamento della cellula, se no non vengono osservati, vi spiegherò poi perché. Sono stati catalogati, nel caso nostro noi ne abbiamo 23 di questi cromosomi e sono stati numerati in ordine progressivo dal più lungo al più corto fino all'ultimo che è il minuscolo. Per la donna sono tutte X, per l'uomo c'è l'ultimo, il cromosoma sessuale, che è una Y, tra l'altro molto più piccola del cromosoma X della donna. E fin qui niente di nuovo, più o meno magari queste cose qua le sarebbero. Nel processo di sdoppiamento della cellula questi si mettono, come dire, in fila. Queste X, tra l'altro, sono dovute al fatto che nel meccanismo di duplicazione della cellula il DNA, che è quello di cui sono fatti i cromosomi, il DNA è una enorme, lunghissima molecola doppia elica, lunga forse addirittura un metro e mezzo, non ricordo, una cosa pazzesca, però siccome è molto sottile, quando la arrotoli fai un gomito microscopico e sta dentro una cellula. Normalmente lui sta tutto a muzzo, tipo così, e fa il suo lavoro di banca dati. Tutte le volte che c'è bisogno di produrre delle cose vengono apposite molecole a raccattare queste informazioni, a costruire delle proteine, eccetera, eccetera. E al momento che bisogna fare la duplicazione della cellula, questo garbuglio pazzesco, per meccanismi che poi hanno studiato, sono anche molto complicati ma incredibili, questo enorme batuffolo, gomitolo srotolato, si organizza, si mette a piegarsi, ripiegarsi, e alla fine viene a formare queste famose X, che sono già il frutto della duplicazione, notare, nel senso che questo tratto qua è pronto per andare a quello che diventerà la cellula di qua e quest'altro alla cellula di destra. Nel momento che sono in questa maniera, se tu colori la cellula, cioè quelle sostanze, guardi il microscopio, vedi i cromosomi. Dopodiché torniamo al nostro batuffolo, una proteina lunghissima del DNA.
nel disegno vi faccio vedere più ingrandito poi che questo filo tutto ingarbugliato è in realtà questa famosa doppia elica, che diciamo in maniera stilizzata, semplificata, uno la può disegnare appunto così, con messo per dritto il DNA con una scaletta con tanti pioli, no? In realtà le cose stanno in maniera, se vuoi vedere le cose in maniera più realistica, stanno in maniera diversa, nel senso che questa roba qua, quando la vedi nelle rappresentazioni che ci sono qua e là su internet, quando vengono disegnati i singoli atomi, non con delle palline e degli segmenti che sono i legami collegati all'altra pallina, perché non è così. In realtà gli atomi sono di una certa dimensione con la loro nuvola elettronica e sono tutti appiccicati, cioè un disegno come questo è, diciamo, una semplificazione. In realtà si tratta di tantissime palline, ognuna che rappresenta i vari atomi, e dentro le famosi pioli delle scaletta, che non hanno, ovviamente io sto disegnando colori diversi per capire, ma sono tutti senza colori, cioè roba a livello di nanometri, quindi dentro ci sono le cosiddette basi azotate, tutte che fanno da pioli della scala, tutta una roba. Questa è una rappresentazione più realistica. Comunque, in una rappresentazione meno non realistica, io vedo nel video, nella copertina, nel fotogramma, nella miniatura che rappresenta il video, che cosa? Qui mi stavo dimenticando di una cosa. I famosi geni dove stanno? I geni. I geni sono rappresentati da tratti. Adesso qui faccio un esempio molto corto, ma di solito sono... Questo è un gene, una sequenza di centinaia, ma di solito sono migliaia di scalini del DNA, una lunghissima sequenza, che contiene tutte le informazioni, cioè tutte i vari scalini sono fatti di quattro nucleotidi che si chiamano adenina, guanina, timina e citosina, che hanno forme diverse e la loro successione a tre per volta, a triplette, determina, diciamo, la forma che deve avere una certa proteina. Quindi c'è un tratto del nostro DNA, lungo non so quanto, che è il gene dell'emoglobina. Quando lì si costruisce tutta la serie di atomi con la corretta sequenza, che poi staccandosi dal dove hanno preso le informazioni si arrotola e diventa una molecola di emoglobina in grado di trasportare l'ossigeno, questo è il lavoro che fa un gene, no? Ovviamente ci sono geni per ogni cosa. In maniera impropria dicono il gene dell'intelligenza o il gene dell'altezza, il fatto che uno sia alto o basso è determinato da geni, ma più di uno, una roba complicatissima. Semplificare troppo è esagerato, è brutto, è ridicolo e crea confusione. Cosa c'era in quella figura? Si parlava di editing genetico, quindi andare a modificare il DNA a scopi terapeutici. Allora si indicava, si può fare l'editing genetico. Nella figura c'era una freccina puntata su uno dei pioli della scaletta, con scritto altezza, in inglese ovviamente. E un'altra faccina puntata su un altro scalino, quoziente di intelligenza. Ora sì, semplificando, il DNA c'ha da qualche parte in tanti geni eccetera, c'ha diciamo le informazioni per determinare la tua altezza, e in altri geni qua e là chissà dove e chissà quanti c'è tutta l'informazione che determina poi le tue capacità intellettive, il numero di neuroni magari, perché poi il resto, l'intelligenza viene anche da quello che impari. Far credere, buttargli un'immagine che ti può far pensare, ma chi è che sa veramente come stanno le cose? Ti può far pensare che qui nella scaletta e qua in quest'altro piolo c'è l'altezza, lì c'è l'intelligenza.
E lì sull'analfabetismo, sul DNA, non c'era solo questo esempio, ma un altro buffissimo che adesso vi racconto velocemente, speriamo di fare in tempo prima che suoni la sveglietta. Un film di fantascienza del 2000, mi pare, che si intitolava Mission to Mars, la missione su Marte. Era d'effetto, se l'ho visto era proprio per quel motivo lì, era d'effetto perché si riferiva a una cosa di cui ci sono pagine e pagine su internet, cioè la famosa faccia su Marte. Molti di voi sapranno la storia. Dalle immagini fatte negli anni 70 dalla prima sonda Mariner, mi pare fosse americana, che orbitando intorno a Marte fece una marea di fotografie e dimostrò che canali di Schiaparelli non esistevano, eccetera. In queste fotografie, con una risoluzione allora era elevatissima, ma in realtà era molto bassa, risoluzione in cui ogni pixel, quindi ogni puntino rilevato, era di 400 metri, quindi o vedi le strutture di chilometri, e se no sotto il chilometro non vedi più niente. In queste immagini a scarsa risoluzione, in un punto qualcuno lo nota e viene fuori, tutto il mondo parla della faccia su Marte, cioè c'era in effetti una specie di montagnetta che sembrava una faccia umana o extraterrestre. Dopodiché, qualche decennio dopo, una sonda sempre orbitante intorno a Marte con capacità di rilevare immagini ad alta risoluzione fa capire che questa cosa, guardata meglio, non c'entrava niente. Cioè, qui c'erano delle cose che non c'entravano nulla, quella lì era un abbaglio, finito. Però intanto la leggenda rimane, e quel film faceva nella copertina, c'era sta faccia. Perché questi astronauti vanno a vedere cos'è sta faccia, scoprono che è un immenso monolite, come fosse quello dell'Australia, dove c'è un ingresso, entrano, scoprono che c'è degli alieni lì che probabilmente avevano lasciato tutta sta roba. E guardando tutti i dati che c'erano tramite computer che proiettavano le immagini sulla parete, guardano uno schema di DNA, vedono che c'è un DNA che diciamo forse rappresenta il DNA degli extraterrestri. Dopodiché tirano fuori il DNA umano, guardano il DNA umano e c'è scritto su Wiki, lo riporto nella descrizione del video, pari pari su Wiki, dove si parla della trama del film, viene riportata senza commenti, magari potevano anche, no, nessuno se ne accorge, appunto. Il problema è che l'analfabetismo sul DNA è tale che, allora, cosa viene rilevato dalla scienziata esperta? Che sembra uguale al nostro DNA, ma ci sono due cromosomi invertiti. Oh! Quindi c'è solo questa cosa qui che ci differenzia dall'alieno. Oh ragazzi, i cromosomi, avete visto prima come si vede? È tutta un'altra cosa. I cromosomi, facciamo un esempio, immaginiamo di avere una collana di libri, ok? E che sono i nostri 23 cromosomi. Prendo un libro, lo apro, già tutte le sue centinaia di pagine, e quindi leggo il cromosoma. Dentro il cromosoma c'è tutto il DNA di quel cromosoma, ogni pagina è magari un gene, per esempio, no? E che poi è fatto di tante frasi, di tante parole, di tante lettere che sono poi i vari costituenti di quella sequenza del gene. Quando io sto guardando il DNA è come se guardassi le pagine di sto libro. E dire che ci sono due cromosomi sbagliati, scambiati, è come dire, io sono qui che guardo questo libro e vedo che ci sono, supponiamo, ci sono due pagine invertite. No, può essere, rispetto all'altro libro, le due pagine invertite. Non dico che ci sono due libri invertiti, no? I libri sono tutto un altro livello superiore.
Maronna santissima, è lì, buttata nessuno. Probabilmente l'1% delle persone si rende conto della boiata, eppure è incredibile come film di questo genere sono fatti con la consulenza di esperti di varie scienze, fisica soprattutto, ma anche in quel caso lì fai una roba sul DNA, chiama un biologo, no? Che nessuno abbia fatto le pulci su una frase, un'idea del genere, perché è un'idea, una frase, magari c'era nel libro, il film è venuto dopo, e nessuno si accorge della boiata. Che poi bastava cambiare la frase, dire ci sono due geni invertiti invece che due cromosomi invertiti, però è come dire, nel libro, guarda, ci sono due libri invertiti, no? Sono le pagine. Ok, detto abbastanza. E qui è finita una bella serie di recensioni Inca. Mese prossimo ne facciamo un'altra. Ok.